quinto posto finale con 60 punti all'attivo, terzo miglior rendimento interno del girone, salvezza, il vero obiettivo della stagione mai in discussione, accesso ai playoff ottenuto con abbondante anticipo. Solo applausi al termine della stagione regolare per il Cerignola. I numeri raccontano di una grande impresa compiuta con i gradi di matricola dagli Ofantini, che hanno ritrovato la scorsa estate il palcoscenico della Serie C dopo 85 anni di attesa. Siamo qui a parlare di un qualcosa che ha veramente della grandissima impresa, perché è vero che siamo stati in gamba per tutta la stagione, che abbiamo fatto comunque delle partite in cui abbiamo messo in evidenza dei valori che ci hanno portato anche a vivere questi momenti in maniera anche, direi, vibrante, entusiasmante. La realtà dei fatti è che c'è da dire solamente grandissimi a tutti, perché questo quinto posto è veramente qualcosa di che all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato. Raccogliamo il frutto di un lavoro lungo di 8 mesi, 9 mesi, per non parlare di cosa ci ha portato poi in Lega Pro. E devo dire che il sunto di questo campionato è rappresentato dalla posizione classifica, che ci lusinga tantissimo, e veramente vanno ringraziati tutti per quello che è stato fatto. Soddisfatti ma non appagati, i tesserati del Cerignola vogliono provare a superarsi anche nei playoff. Vivo questo momento sinceramente senza pormi grandi né limiti né obiettivi. Non mi interessa. Lo dico sinceramente, non mi interessa, perché tutto quello che abbiamo fatto è frutto veramente di un'anima, di un modo di essere. Abbiamo costruito il nostro percorso con tranquillità, professionalità, con responsabilità, con sofferenza. To chi si rivede, la Juve Stabia. Il Cerignola, l'esordio nei playoff, affronterà proprio la compagine campana, a cui domenica scorsa ha rimontato 2 gol in trasferta strappando un prestigioso pareggio al Romeo Menti. La prossima volta però si giocherà al Monterisi, dove all'andata la squadra di Michele Pazienza rifilò un sonoro 4-2 alle Vespe. Beh, arrivato a questo punto, secondo me c'è da lavorare bene per quello che riguarda le nostre cose. C'è da rispettare sempre tutti, tutte le partite dei playoff saranno fine a se stesse, nel senso che saranno scontri diretti, per cui qualsiasi squadra darà il massimo. E ci è toccata la Juve Stabia, ma voglio dire, alla fine poteva essere un'altra squadra. Quando arrivi a questi livelli sono tutte forti, quindi bisogna lavorare per farsi trovare pronti.